Fratelli d'Italia, in quello che è il suo cammino, stasera ha deciso di parlare di turismo, di rotte del Mediterraneo. Allora, penso insomma sia un tema molto importante per Crotone. Si parla sempre di turismo, di sviluppo turistico, però poi ancora concretamente siamo molto indietro rispetto ad altre realtà del Mediterraneo. E questo è un paradosso, perché Crotone ha una posizione privilegiata rispetto a tante altre città, però pecchiamo un po' di disorganizzazione, oltre alle evidenti carenze infrastrutturali che abbiamo, che però non sono sufficienti per dimostrare che potremmo fare qualcosina in più, perché le infrastrutture sono importanti, però servirebbe una rivoluzione sia culturale e anche economica, affinché insomma si possa investire concretamente in questo nostro territorio. La prima cosa da fare, a suo giudizio? La prima cosa da fare è partire da un altro tema di cui si parla tanto, che è la bonifica, perché insomma se l'ingresso su Crotone è quegli scheletri di quelle fabbriche, non è un bel ingresso per una città che vorrebbe avere una vocazione turistica. Bisogna partire da lì e speriamo che il governo Meloni, dopo aver nominato e individuato finalmente il commissario, possa iniziare a intraprendere questa bonifica, che è importantissima per Crotone e per tutto quanto il territorio. Quando si parla di turismo, professore, da dove si comincia? Ma il turismo non è una scienza casuale, il turismo è una scienza esatta. È naturale che l'ambiente nel quale si vive è già un aspetto che ha una sua rilevanza turistica, ma il turismo oramai significa infrastrutture, grandi infrastrutture, sistemi di trasporto, logistica, perché il grande turismo viaggia secondo schemi preordinati. Quindi pensare a uno spontaneismo turistico è un fatto un po' romantico. La verità è che territori come la Calabria necessitano di interventi forti per allinearsi con le grandi infrastrutture nella fascia del Mediterraneo. Ecco, quindi la concorrenza, malgrado il mare, malgrado il tempo, malgrado l'ambiente naturale, malgrado la cultura, eccetera, però la concorrenza è data soprattutto dai vettori e dai sistemi di trasporto.